sull'estrema punta della Sicilia, dove il Tirreno comincia a chiamarsi Mediterraneo, sorge Trapani. Ma chi cercasse oggi, nei volti severi della sua gente, nelle linee sobrie delle sue case, il tradizionale colore siciliano, rimarrebbe forse deluso. Solo il pomeriggio del Venerdì Santo, quando ogni attività si ferma e un cupo rullare di tamburi chiama la gente a raccolta per la tradizionale processione dei misteri, tutta la città sembra rivestire con le casacche delle confraternite e i fiori e gli addobbi dei gruppi i suoi colori dimenticati, retaggio del fasto e della pompa spagnola e della ricchezza cromatica araba. Ma i richiami ad altri popoli e ad altre civiltà potrebbero prendere la mano. La annacata, ad esempio, il caratteristico ritmico saltellare dei portatori, potrebbe richiamare alla mente riti e danze di paesi lontani ed esotici, mentre è soltanto il passo più funzionale al movimento serpentino con cui i gruppi procedono, affinché la folla da ambedue i lati della strada possa goderli nella prospettiva migliore. Muto, lentissimo e ieratico, procede il corteo, senza sussulti, né canti, né grida. Solo le marce funebri delle bande musicali danno una voce a questa sagra del dolore muto e pietrificato. Per chi conosce l'arte popolare siciliana, per chi conosce l'anima siciliana, questo spettacolo può apparire inspiegabile. Chi ha visto roteare le sciabole e gli occhi dei pupi, chi ha sentito i paladini urlare lamenti ed insulti contro i mori, chi per le strade della Sicilia ha sentito cantare un innamorato e piangere una madre, assisterà smarrito a questa tragedia composta e severa. Sola tra tutti i paesi latini, Trapani ha scelto per celebrare il dolore la via del silenzio e dell'immobilità. Fu nel 600, in pieno barocco, che le confraternite del San Michele e del Sangue di Cristo sostituirono alla rappresentazione vissuta e gridata da uomini veri, vestiti e truccati da personaggi della Passione, queste composizioni di legno, tela e colla, scolpite e dipinte da intagliatori che sarebbe ingiusto definire soltanto artigiani. Sono 20 gruppi, la conservazione, l'addobbo e il trasporto dei quali sono affidati ad altrettanti ceti o maestranze. Orefici, pescatori, ortolani, muratori, bottai, funai, carpentieri, sarti, barbieri, naviganti, fabbri ferrai. Ma tutta la folla partecipa a questa grande tragedia corale, facendo ala al corteo che si snoda lungo le strade delle badie e dei monasteri. Il sole tramonta sul mare, scende la notte, e ancora cammina il corteo lento e ieratico, senza sussulti né grida. I gruppi sono usciti dalla chiesa di San Michele alle 3 del pomeriggio del Venerdì di Passione. Cammineranno per le strade, segnate dalla tradizione, fino al mezzodì del Sabato Santo.
La città veglierà tutta la notte, vedrà impallidire le luci delle lampare, vedrà spuntare l'alba dietro le colline lontane. Per 21 ore consecutive, dinanzi ai volti severi della sua gente, tra le linee sobrie delle sue case, Trapani rivestirà con le casacche delle confraternite e i fiori e gli addobbi dei gruppi, con la porpora delle vesti, il candore delle clamidi e l'argento delle armature, i suoi colori dimenticati, retaggio di altre epoche e di altre civiltà. Fino a giorno alto, fino al mezzodì di Pasqua, quando le campane, per tanto tempo mute ed immobili, si scioglieranno a rompere l'incubo e ad annunciare alla gente di Trapani la fine della divina tragedia.